Benvenuti e bentornati. Intanto perdonatemi per la lunga assenza. Questa seconda stagione si è fatta attendere un bel po'. Inutile girarci intorno, sono stati mesi convulsi, pieni di superlavoro. E c'è da dire una cosa che molti tendono a dimenticare, ma produrre contenuti, qualsiasi tipo di contenuto, è faticoso. E dopo una dura giornata di lavoro, che per gran parte si svolge sul web, attaccati ad un computer, la voglia è solo quella di rilassarsi lontano da smartphone o PC. Se il podcast continua dopo la prima stagione è perché mi ha dato parecchie soddisfazioni, perché nonostante non caricassi nuove puntate da un po', le vecchie continuavano a ricevere ascolti e apprezzamenti. E quindi benvenuti e bentornati. Io sono Giovanni e questa è l'edicola del Boomer. In questa prima puntata della seconda stagione ho deciso di farmi contagiare dalla magia del Natale, dall'atmosfera del periodo e quindi oggi parleremo dei film natalizi che amiamo, che vediamo tutti i santi anni, film con cui molti di noi sono cresciuti, ormai diventati dei veri e propri classici. Per cui amici, questa puntata sarà una lista assolutamente parziale e influenzata dal mio gusto personale. Per molti di voi sarà una sorta di ripasso. Per tutti gli altri, soprattutto i giovani, prendete nota, magari troverete dentro dei vostri nuovi classici di Natale. Una premessa: i film natalizi ci sono sempre stati, ma avete provato a dare un'occhiata ai film natalizi che propongono le reti negli ultimi Natali? Interi canali del digitale invasi da anonimi filmetti televisivi per lo più canadesi, con un cast tra cui al massimo ci sono facce da serie TV. E il cui argomento preferito è l'amore in tutte le sue declinazioni. A volte vengono velati di fantastico, ma un fantastico per famiglie, innocuo, rassicurante, edulcorato. Il fantastico abbonda anche in questa mia lista, ma è tutto fuorché innocuo. Ed è presente anche l'amore, certo, ma riserva delle sorprese. Ma andiamo ad iniziare. Non possiamo iniziare la classifica senza il classico per eccellenza, il film che non è Natale senza di lui, l'intramontabile, indimenticabile, ma io già so che avete capito di che film sto parlando, Una poltrona per due, un vero e proprio classico della risata e del divertimento, una commedia satirica del 1983, diretta con mano sicura da un John Landis in stato di grazia ed interpretata da una manciata di attori superlativi, Dana Croyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis tra gli altri. Il film è una cavalcata nei territori della commedia, capace di intrattenere alla grande, divertire, far anche riflettere, perché no, senza un calo di ritmo, una cavalcata selvaggia, da vedere e rivedere. Infatti è diventato un classico che tutti i santi Natali mandano in onda. Continuo questa classifica con un altro grande classico, questa volta un film per ragazzi, come se ne facevano una volta. Un film che non nasconde orrori e drammi, capace di divertire e incutere un po' di sani brividi. No, di più, di elettrizzare per le trovate visive, per gli effetti speciali. Un fantasy irresistibile, anche questo diretto da un maestro del genere. Sto parlando di Gremlins, diretto da Joe Dante. Tutti avrebbero voluto un Gizmo come regalo di Natale. Io sì, l'ho sempre sperato. Ancora storie fantastiche, con un dittico che regala emozioni. Parlo del romantico Edward Mani di Forbice, del cupo Batman Il Ritorno, entrambi diretti da Tim Burton prima che il suo stile gotico diventasse maniera. Chi non si è commosso nell'assistere alla storia d'amore impossibile del dolce Edward? Chi non si è immedesimato nel triste destino dell'uomo pinguino? Chi è che non si è mai sentito un estraneo, un escluso, un outsider, come Catwoman o come lo stesso Batman? Sono film bellissimi, originali, pieni di trovate bizzarre, che nascondono però un cuore nero, il lato oscuro delle feste. Continuo con un altro dittico, questa volta siamo nel terreno dell'azione più frastornante e frenetica, violenta ma venata da sana ironia. Arma letale con Mel Gibson e Danny Glover e l'immortale Die Hard con Bruce Willis. Ma veramente dobbiamo parlare di due cult assoluti del cinema action americano? Azione sfrenata, battute a raffica, scene entrate ormai nel mito.
li avete visti? Allora sicuramente ve li ricordate e periodicamente li rivedete. Non li avete visti? Non so bene cosa state facendo qui in questo momento, ma siete nel posto giusto. Ve ne ho parlato, andate subito a recuperare questi due film. C'è chi considera un film riuscito quando ci sono esplosioni, ammazzamenti, battute a raffica. Metteteci il Natale di mezzo e il film si trasforma in una festa riuscita al 100%. E è così. Questi due film sono una grandiosa, violentissima, esagerata festa di Natale. Però non di solazione si vive, triste ma vero. E allora vi metto per chiudere due film romantici, anzi di più, estremamente romantici, ma che ho sempre trovato irresistibili, in grado di sciogliere ogni tipo di cuore. Il primo è interpretato da Nicolas Cage, prima delle esagerazioni in overacting delle ultime prove. Il film si chiama Family Man e parte da un assunto fantastico. Lui è un super manager miliardario. Per diventarlo ha abbandonato la ragazza con cui stava al college. Per magia, una notte va a dormire e si risveglia nei panni dell'uomo che sarebbe potuto essere se non avesse preso l'aereo per andare lontano e costruirsi una vita di successo senza la sua ragazza. Quindi, da manager, in una notte di Natale, si risveglia come uomo sposato con la ragazza del college, con dei figli, con un lavoro modesto, senza Ferrari. Tutto qua. L'immortale fascino del e se, plot semplice, commozione assicurata. Inoltre, uno potrebbe immaginare uno scontato happy end, e invece no. Il film sul finale ha il coraggio di osare. Forse ci sarà l'happy end, forse no, come la vita. Il secondo film è del 1987 ed è firmato Alan Rudolph. Il titolo del film è Accadde in Paradiso ed è interpretato da Timothy Hutton e Kelly McGillis. È uno di quei film che è quasi sparito dai palinsesti e non si trova su nessuna piattaforma di streaming. Un film che ricordiamo in pochi, non un capolavoro, ma un film che ha i suoi perché e i suoi estimatori, come me. Non è un film prettamente natalizio, ma io l'ho visto la prima volta un Natale di tantissimi anni fa, sul divano, a casa dei miei, con papà, mamma e i miei fratelli. Ed è un film che mi colpì tantissimo. È la storia di due anime che si incontrano in paradiso e si innamorano, fino a quando non nascono sulla Terra. Qui vivono vite parallele, sempre sfiorandosi, ma mai ritrovandosi. Vivono vite dure, gioiose, tristi, felici, come le vite di ognuno di noi. Ok, non vi dico niente, solo che qui c'è un happy end romantico. Come dicevo prima, non è un film propriamente natalizio, ma a volte proprio sotto Natale è quello di cui molti di noi hanno bisogno, di film così, non perfetti, non capolavori, ma film che semplicemente scaldano il cuore, in maniera molto semplice. Buon Natale ragazzi, alla prossima puntata.